Nei primi giorni del nuovo anno si dovranno definire modalità e tempi della ripresa e della consegna dei lavori al porto. In caso contrario si aprirà la strada della protesta e delle azioni legali per ottenere la revoca della concessione demaniale. Dopo tanto garbo istituzionale e tanti tavoli tecnici, arriva finalmente un ultimatum che accomuna politica, diportisti e cittadini. Dal punto di vista tecnico, aumento dei costi dell'opera a parte, le autorizzazioni viaggiano su due binari diversi perché se è possibile realizzare le opere a mare, quelle a terra necessitano di altri pareri. I fatti dicono che la ditta, se vuole, dopo aver avuto i dovuti permessi da parte della regione, può cominciare le opere a mare per le quali credo ci vogliono almeno un anno di lavoro. Quindi in questo anno si possono portare a termine questi lavori a mare e nello stesso tempo mettere in atto tutte le procedure per avere i permessi per fare le opere a terra. Quindi diciamo che è possibile cominciare finalmente queste opere, anche perché lì sotto non possiamo più consentire che ci sia quel disastro ambientale che tutti quanti voi state vedendo tutti i giorni. In ultima analisi, l'ipotesi della rescissione. In ultima analisi, tutto ciò che i nostri avvocati d'ora in avanti ci diranno, noi lo porteremo avanti, anche quello. Il Comune di Amante ha in mano un contratto che ha permesso il varo dell'appalto originario e quel contratto non è stato osservato né dalla Regione né dalla ditta. Quindi il Comune nel suo interesse può chiedere la rescissione provocando automaticamente la revoca della concessione demaniale e quindi ritornando in possesso dello specchio dell'acqua su cui dovrà sorgere il porto. A spingere per l'azione eclatante già promessa dall'allora sindaco Magorno, poi proposta lo scorso giugno dal segretario del PD Torrano, ma accantonata per continuare sulla strada del dialogo anche i giovani democratici. È finito il tempo di stare a guardare, di aspettare la regione. Abbiamo fatto fin troppo il gioco della regione Calabria. Il Partito Democratico non ci sta più. Adesso o si hanno risposte concrete, ma nel tempo breve, poco 30 giorni massimo, oppure si deve fare un'azione eclatante, forte, coinvolgendo la popolazione. Ma chissà cosa ne pensa la ditta. Facile ipotizzare che l'investitore possa storcere il naso di fronte alla possibilità di completare solo una parte del progetto. A quel punto la strada della protesta e delle carte bollate diventerebbe l'unica percorribile e la vicenda rischierebbe di diventare davvero una storia infinita.